tratta più esattamente dello Shunt di Montichiari, cioè l'attraversamento dell'alta velocità da Milano a Verona sotto Brescia. È una decisione questa incomprensibile, perché questo era il progetto di 30 anni fa e 30 anni fa si pensava che l'aeroporto di Montichiari potesse avere un ruolo e un futuro, ma abbiamo visto in questi ultimi 15 anni che l'aeroporto di Montichiari non è assolutamente decollato, fa circa 10.000 passeggeri all'anno e francamente non c'è nessun posto in Europa dove l'alta velocità passa da un aeroporto con 10.000 passeggeri l'anno. Tanto per fare un esempio, da Parigi al Charles de Gaulle ci sono 60 milioni di passeggeri l'anno, per non parlare di Amsterdam che sono invece 54 milioni di passeggeri. Dunque l'alta velocità ha un senso se tocca un aeroporto che ha davvero il valore di un aeroporto intercontinentale, e questo è il primo punto. Ma il secondo punto è quello che l'alta velocità, un potenziamento ferroviario servirebbe soprattutto a Brescia, perché a Brescia ci sono 10 milioni di passeggeri ferroviari, se no c'è il rischio di fare come la Milano-Torino, cioè di fare una tratta ad alta velocità che poi viene inutilizzata. E quindi la nostra proposta come Legambiente è quella di dire: non facciamo tutto questo consumo di suolo, in particolare lo shunt significa fare 32 chilometri in più di alta velocità in mezzo alle campagne, peraltro una zona di campagna già martoriata dal consumo di suolo, da strade, impianti, cave e via discorrendo, per cui ci sarebbe bisogno anche di una maggiore attenzione ambientale. Ma comunque il punto centrale è che bisogna fare un potenziamento ferroviario ad alta velocità, noi diciamo non proprio ad alta velocità sul modello tedesco, 200-240 km orari, ma bisogna farla dove verosimilmente c'è una domanda di traffico che giustifica questa spesa qua. E dunque da qui la necessità di servire Brescia e poi di servire il lago di Garda, perché quel progetto dello Shunt che è stato approvato dal Partito Democratico non passerebbe neppure dal lago di Garda, e dunque si eviterebbe un bacino di turismo, soprattutto straniero, dai 20-22 milioni di turisti l'anno. Faremo di tutto affinché questo tracciato non venga assolutamente provato e che si faccia una valutazione costi-benefici per sapere se quel vecchio tracciato che oggi il PD dice di voler sostenere è ancora valido o no. Noi riteniamo che non è più valido.